quando le gondole svizzere vanno in viaggio. Stretta collaborazione tra DSC e Esercito Svizzero. Dicembre 2011, Paese di Rothenburg. Sono le 5:30 di mattina. 18 autocarri del centro di competenza Swiss Int vengono preparati per un trasporto speciale di un carico fuori dal comune. Dal punto di vista del carico è sicuramente speciale. Il materiale è molto impegnativo. Riuscire a caricare tutto è sicuramente stata una sfida. I 23 conducenti e meccanici si sono annunciati volontariamente per questo impiego. La loro meta, Sarajevo. Il loro carico, la seconda metà della teleferica di Grechen. Sul Trebević, il monte di Sarajevo, questo impianto sostituirà il precedente, distrutto durante la guerra. Il mandante, la Direzione dello Sviluppo e della Collaborazione, DSC. Quando affronta le rampe del San Gottardo, il convoglio raggiunge già la lunghezza di 1,5 km. 8 rimorchi ribassati e 9 autotreni container. Un'immagine impressionante. Posto di confine di Chiasso. Dopo 3 ore e mezza di viaggio, la polizia militare svizzera cede il servizio di scorta ai carabinieri italiani. Più di 400 km di autostrade italiane attendono il convoglio. L'itinerario porta a toccare Milano, Verona e Venezia, prima di giungere nei pressi di Trieste. A sud del lago di Garda è necessaria una fermata per il rifornimento. Ciò richiede un'ottima pianificazione. Infatti, prima che tutti i serbatoi siano riempiti, cala già l'oscurità. E il convoglio deve percorrere ancora più di 200 km prima di raggiungere l'obiettivo pianificato per la giornata. Ore 18, il convoglio raggiunge Monfalcone, dove gli autocarri possono essere parcheggiati nel deposito franco-doganale per la notte. Nuova giornata, nuovo paese. Ore 8 del mattino, confine con la Slovenia. Qui cambiamo solamente i veicoli d'accompagnamento. Il convoglio con le sue 780 tonnellate si trascina sulle strade di campagna. Il viaggio attraverso la Slovenia dura circa 2 ore. Ci troviamo ora al confine sloveno. Prima di tutto parcheggiamo i veicoli, poi andiamo alla dogana. Presso questo confine esterno di Schengen, ogni veicolo viene registrato singolarmente. Per il capo del convoglio ciò significa un grande lavoro burocratico. Con 18 autocarri, la procedura richiede del tempo. Viaggiare con 18 veicoli attraverso 4 nazioni in 2 giorni è sempre un'esperienza interessante, anche se a volte ci sono dei tempi d'attesa, come adesso. Bisogna sapersi adattare, in questo modo si superano anche i tempi morti. Da Rijeka, sulla costa croata, il viaggio prosegue tra le montagne, passando da Karlovac in direzione di Zagabria. La strada si arrampica fino a 900 metri, fortunatamente senza neve. Il convoglio può quindi proseguire come pianificato. Slavonski Brod, il confine con la Bosnia. Il vice sindaco di Sarajevo attende il convoglio. Sono qui per esprimere la nostra grande gioia e riconoscenza a nome delle cittadine e dei cittadini di Sarajevo per poter tornare ad avere un simbolo della città di Sarajevo, cioè la teleferica di Sarajevo. Non solamente il vice sindaco di Sarajevo è arrivato a Slavonski Brod, anche l'ambasciatore svizzero non ha voluto rinunciare ad accogliere personalmente il convoglio in Bosnia. Sono fiero dei nostri soldati di milizia che hanno ormai percorso più di 1100 chilometri. Sono volentieri venuto loro incontro per 200 chilometri. Ora spero che anche il resto del viaggio prosegua senza inconvenienti e sarò lieto di rivederli a Sarajevo. Sono molto contento del carico che portano con sé, vale a dire la teleferica che è stata donata da Grechen. Si tratta di una prestazione eccezionale. Ore 1:30. Camp U4Butmir a Sarajevo. Dopo un viaggio di 19 ore, il convoglio è giunto a destinazione. Alle 8 della mattina seguente, dopo un viaggio di 1300 km attraverso 5 nazioni, la squadra si prepara a scaricare 72 gondole, 15 piloni e più di 70 palette. Per il rappresentante del DSC a Sarajevo, si tratta di un'esperienza entusiasmante.
Incontro continuamente persone che affermano: con ciò che fate portate della speranza per il futuro della gente di questa città. Portate una gioia supplementare qui in città. Questo trasporto non è stato un lavoro di routine. Con una cerimonia speciale, la piazza di scarico viene battezzata con un nome d'onore. Da ora questa piazza si chiamerà Trebevich Corner. Una teleferica dalla Svizzera per il Monte di Sarajevo, fornita dall'esercito svizzero e dalla Direzione dello Sviluppo e della Collaborazione di SC. Un ottimo esempio di un impegno comune coronato dal successo.